tantissime componenti delle nostre auto, anche quelle d'epoca, sono fatte di gomma e plastica. Se non trattate in modo adeguato, con il tempo invecchiano e tendono a sbiadire o opacizzarsi, dando un'aria vissuta assolutamente poco gradevole. Fortunatamente esistono dei trattamenti in grado di ravvivarle, rinnovarle e in grado anche di rallentarne l'invecchiamento. Vediamo adesso come fare, partendo dallo spoiler posteriore di questa Mercedes SL500 degli anni 80. Prima di iniziare, ricordiamoci sempre di pulire molto bene la zona da trattare. Ed ora passiamo a nebulizzare direttamente il prodotto rinnovante sul pad. Stendiamolo con movimenti rettilinei, cercando di ottenere un effetto il più possibile omogeneo. Se necessario, possiamo applicarne anche degli strati aggiuntivi per massimizzare l'effetto ravvivante e per dare un buono strato protettivo. Su plastiche molto vecchie, già dopo una sola passata si nota molto bene la differenza. Anche i fascioni paraurti sono molto sbiaditi e ossidati. Utilizziamo lo stesso prodotto nella stessa modalità, cioè nebulizziamo sul pad e poi lo stendiamo cercando di coprire molto bene in modo omogeneo tutta la zona da trattare. Questo prodotto è pensato anche per i fascioni paraurti tipici delle auto anni 80. Per le plastiche degli interni utilizziamo un prodotto 3 in 1 in grado di pulire, di rinnovare e di proteggere. L'applicazione è sempre la stessa, nebulizziamo sul pad e poi stendiamo in maniera ovviamente omogenea il prodotto su tutta la superficie che intendiamo trattare. In questo modo, con un'unica azione, riusciamo a pulire, a ravvivare la plastica che era opacizzata e anche a dare un velo di protezione. Anche il quadro strumenti ha molto bisogno di essere trattato con un ravvivante. Usiamo in questo caso un panno in microfibra per avere la possibilità di lavorare in modo più preciso. E vediamo subito la differenza. Dopo il primo passaggio già vedete che la plastica ha una profondità di colore totalmente diversa. Anche le guarnizioni hanno bisogno di essere trattate, non solo per una questione estetica, ma anche per mantenerle morbide e prevenirne eventuali screpolature che poi compromettono anche la tenuta stessa. Che la zona a specchietto è molto sbiadita e opacizzata e procediamo quindi a trattarla. La Mercedes aveva un cruscotto in pelle e ci siamo spostati su questa 124 che ha un cruscotto in plastica. Prima cosa da fare è sempre una buona pulizia, aiutandoci in questo caso con un prodotto specifico per interni che nebulizziamo sul panno e utilizziamo su tutta la palpebra del nostro cruscotto. Terminata la pulizia, passiamo al trattamento ravvivante specifico per le plastiche del cruscotto. Per uniformare il risultato utilizziamo un panno in microfibra asciutto e passiamolo eliminando tutti i residui in eccesso del nostro prodotto ravvivante
e come vedete il risultato è fantastico. C'è voluto un po' di lavoro, ma l'aspetto di questa Mercedes è tornato come era in origine.